Se vi capiterà di trovarvi nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, oltre a visitare la suggestiva fortezza medievale arrampicata in cima al Sasso Spungone, il rinascimentale Palazzo Pretorio, sede del potere del Granducato di Toscana e Romagna ai confini con lo Stato Pontificio, il complesso termale in stile razionalista e le decorazioni tipiche dell'arte déco, vi consigliamo di riservare un po' della vostra attenzione a qualcosa di forse meno conosciuto ma altrettanto interessante, l'archivio storico comunale. Noi l'abbiamo fatto e ora, in questo virtual tour, vi raccontiamo che cosa abbiamo scoperto. Innanzitutto, capiamoci sui termini. Un archivio è una raccolta di documenti, molto spesso unici, che ci danno informazioni sul passato in maniera diretta, in quanto molto spesso sono stati prodotti contemporaneamente all'evento a cui fanno riferimento e quindi rappresentano una fonte primaria di assoluta importanza per conoscere la storia. Ma non tutti gli archivi possono essere considerati storici, in quanto i materiali prodotti da un ente nell'anno in corso fanno parte di quello che viene definito archivio corrente, mentre viene definito archivio di deposito l'insieme dei documenti che risalgono fino ai 40 anni precedenti l'anno in corso. E nel caso di un archivio comunale, la collocazione, normalmente, è in un ambiente all'interno della sede municipale. L'archivio storico, invece, raccoglie i documenti più vecchi di 40 anni e, in base a una legge degli anni 80, deve essere collocato in un ambiente a parte, con caratteristiche particolari. Dove si trova allora l'archivio storico del nostro comune? Ma è qui, nel Castello del Governatore, meglio conosciuto come Castello di Porta Romana. E si accede attraverso una bella scalinata, in cima alla quale si vede il portone d'ingresso. Ed ora eccoci dentro. Che anticamente il castello avesse uno scopo ben diverso da quello attuale, lo si può capire anche dall'iscrizione, quartiere militare, che si trova all'ingresso di uno degli ambienti dell'archivio. Ma adesso la situazione è molto diversa. Ora i documenti fanno bella mostra nelle teche, in un ambiente che deve avere requisiti particolari per poterne garantire la corretta conservazione. L'umidità, infatti, non deve superare il 50-60% e la temperatura non deve essere superiore ai 18 gradi. Il nucleo più consistente di documenti dell'archivio storico di Castrocaro Terme e Terra del Sole è costituito dagli atti civili e criminali dei capitani e dei commissari, e quelli più antichi risalgono al 1480 circa. Sono contenuti in filze, cioè in raccolte di documenti cuciti insieme, appunto infilzati. Si tratta in genere di fogli di pergamena, ben riconoscibili dal rumore croccante che producono al tatto. Un materiale molto resistente, se è vero che alcuni documenti hanno più di 500 anni. Sono ovviamente scritti a mano, con un'elegante grafia, ben diversa da quella che usiamo normalmente noi. Con il passare del tempo, l'utilizzo della pergamena venne riservato ai documenti più importanti, mentre per quelli di uso più comune viene usata la carta straccia, ovvero carta prodotta dalla macerazione e lavorazione degli stracci, che divenne un'attività molto fiorente in alcune città italiane, fra cui Fabriano, ancora oggi rinomata per la produzione di carta per gli album da disegno. La carta straccia fu poi affiancata ed in seguito sostituita dalla carta proveniente dalla cellulosa, che è il materiale con cui sono prodotti i documenti a stampa, che rappresentano una discreta fetta del materiale contenuto nell'archivio. Oltre ai documenti scritti, nell'archivio storico è possibile reperire anche materiale fotografico, che dà informazioni molto suggestive su com'era il nostro comune in passato, sulla moda, i nuclei familiari e quant'altro. Ed ora vi presentiamo qualche chicca di ciò che potrete trovare in archivio,
a cominciare dal compenso che il maestro di giustizia, comunemente chiamato boia, ricevette per l'impiccagione, lo squarto e la marchiatura di alcuni condannati, nonché del rimborso per il tragitto da Marrari a Terra del Sole, contenuta nella filza numero 73 dell'inventario che raccoglie documenti che vanno dal dicembre 1736 al 7 maggio 1772. Proseguiamo quindi con la topografia medica, pubblicata nel 1875, del dottor Gisberto Ferretti, in cui il medico autore dell'opera cercava di dare una spiegazione delle malattie dei castrocaresi, riconducibili in gran parte alle condizioni ambientali in cui vivevano, precorrendo in questo modo di gran lunga i tempi. Altrettanto interessante è il libretto di un'opera intitolata Per l'amore, del maestro Antonio Orsini, a cui è intitolata La banda cittadina, e poi La prima guida di Castrocaro, del signor Antonio Sassi, definito nel suo documento di identità, conservato in archivio, di professione benestante, pubblicata nel 1921. E per arrivare ad epoche più vicine a noi, ecco un comunicato della prefettura di Forlì, che durante la Seconda Guerra Mondiale invitava i cittadini a prestare la massima attenzione alle bombe a lunga ritardazione, che potevano quindi scoppiare in ritardo rispetto ad altre lanciate contemporaneamente e per questo più pericolose. Invito drammaticamente attuale, visto ciò che sta capitando anche in Europa attualmente. Ed infine un manifesto dell'anno ottavo dell'era fascista, dedicato alla celebrazione del pane. Insomma, in archivio è possibile trovare davvero tanto materiale, che in questi anni è stato utilizzato da studiosi, ricercatori, studenti universitari per le loro ricerche, ma anche dalle scuole del territorio. Tanto è vero che si sta costruendo all'interno dell'archivio stesso un ulteriore archivio, costituito dagli elaborati prodotti dalle varie classi. I materiali sono davvero tanti, a cominciare dal gioco da tavolo Eliopoli, una via di mezzo tra il Monopoli e il gioco dell'oca, ambientato nella Terra del Sole del passato, per passare poi alla produzione di carta canta, una ricerca sui materiali presenti in archivio, condotta dai bambini della scuola primaria, autori anche dell'artistica riproduzione in cartone delle filze. Inoltre è possibile vedere una ricerca condotta dai ragazzi di terza media, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, dal titolo La pubblica amministrazione vista dai ragazzi, e la documentazione cartacea in formato digitale del lavoro Archivio a Chilometro Zero, in cui davvero i ragazzi hanno portato in piazza, al mercato, i risultati del loro lavoro. Tutto questo è stato possibile grazie alla ricchezza di documenti presenti nell'archivio storico, ancora ben conservati ed utilizzabili, grazie anche alla qualità dei materiali su cui erano scritti. Sappiamo tutti che attualmente molti documenti non vengono più prodotti su materiali cartaceo e vengono poi salvati su supporti digitali o sul web, e questo ha ovviamente dei vantaggi, come la salvaguardia del patrimonio naturale limitando l'abbattimento di alberi per la produzione di cellulosa e la facilità di consultazione attraverso la condivisione in internet. Ma potranno queste modalità affrontare la sfida del tempo? Sarà possibile fra 500 anni consultare ancora questi documenti come capita per quelli che si trovano oggi in archivio? Abbiamo qualche perplessità. Per il momento, noi continueremo a frequentare l'archivio storico alla ricerca dei suoi segreti,